Ragazzi, buongiorno. Siamo sempre dentro lo showroom di Gianni Pedal Sprint a Gorgonzola, via Trieste 105. Cosa abbiamo qua? Una bella Renault Clio 1500 TSI, 75 cavalli, quindi la meno potente di tutte. Infatti, il cliente mi ha chiamato, Federico, qua. Gianni, dobbiamo risolvere il problema perché qua devo almeno sorpassare la bicicletta, ce la devo fare. Adesso, a parte gli scherzi, comunque, soffre parecchio di pigrizia nei bassi giri. Col Peda Sprint abbiamo fatto la prova con l'acceleratore, Federico, hai visto già che Fantastico. la sblocca immediatamente. Io poi ho già fatto vedere il pedal block, l'antifurto, così blocca il pedale, il ladro arriva e si attacca. Ragazzi, di che anno è questa, È Federico? 2017. Chilometri, ho visto 60, Sì. 60.000, quindi ragazzi, problemi non ce ne sono, si può montare su qualsiasi tipo di auto, diesel, benzina, metano, GPL, hybrid, plug-in e completamente elettriche. Ci mancano solo le biciclette elettriche e poi siamo, ma ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo. Ragazzi, tempo un secondo e usciamo a fare il test drive. A dopo. Rieccoci ragazzi, siamo a bordo della Clio 1500 TSI. La spia che vedete lì accesa è della pressione gomme. No, spia accesa non va bene, no, è la spia della pressione delle gomme. Eccoci qua, andiamo dritto. Facciamo fare il dosso così e già non gli diciamo niente. Siamo nel. Qualcosina abbiamo toccato. Cioè, comfort. Questo bravo, bravo. La senti già diversa. Adesso guarda, poi una partenza proprio da fermo, da qua, fermati proprio. Ok, siamo fermi alla rotonda, andiamo tutto a sinistra. Cambia proprio la percezione di guidare la macchina. Sinistra ancora, Sinistra. sì, verso l'autostrada. Perfetto. Così te l'ho spento. Metti la terza. Vedi che l'effetto wow, l'effetto sorriso c'è sempre. Sembra che mi spingono. Ragazzi, siamo in sport. Ovviamente questa non ha nessun tasto sport. È No. così, così come la vedete. 61.000 km. Guarda, ti faccio vedere, guarda. Spento. Sì, si è È come se sentito. qualcuno ti tira Hai indietro. sentito? È qualcuno che ti spinge avanti. Perfetto, adesso qua andiamo alla prima destra, sperando che il camion vada dritto. Ma col culo che abbiamo, gira a destra. Esatto. Esatto. Quindi Ok, giro anch'io a andiamo a destra. destra, andiamo a destra anche noi. Ragazzi, e abbiamo il clima acceso qua, C'ho l'aria. eh? C'è l'aria, vabbè, l'aria condizionata, lasciala pure accesa perché si sta bene qua. Perfetto. Come la senti, Federico? Ma lo sento molto molto È meglio. molto slegata, molto più brillante di prima. Sì. Addirittura, guardi, tante volte, sai cosa dico al cliente? Metti la terza. Adesso siamo un po' troppo bassi di giri. Sì. Abbiamo il camion davanti. Sì, andiamo e seguiamolo, poi dopo torniamo indietro noi. Era giusto per partire, avere un piccolo rettilineo. Guarda, adesso è così, io te lo spengo. Spento. Sì, sente. Race. E gli sei subito sotto. Dove vai a risparmiare gasolio in questo caso? Tu sei talmente, diciamo, è talmente slegata la macchina che tante volte devi mollare il piede perché la macchina è molto più veloce. Cioè è molto più libera, diciamo così. Te lo dico proprio in parole povere, anche per la gente la casa. Sì, la gente è a casa. La gente è a casa per capire il funzionamento, no? Quindi macchina molto più slegata, molto più libera e molto più veloce. Anche a lasciare il pedale, la macchina scorre. Lui come schiaccia, subito, subito è Sì, pronta. sì. Ma non c'è bisogno di schiacciare tantissimo pedale, cioè basta giusto quell'attimo e la macchina prende giri. Mi sono un po' impappinato, eh. Ma adesso noi torniamo indietro e mi riprendo. Metti Sì. in race anche Jerry.
ragazzi, Sì, il pedale a furia di ce fare video, cioè, mi devo dire qualcosa anche di diverso, se no sono l'ho. tutti Sì. uguali. Infatti quella frizione mi ha abituato con la mia. Esatto. Giro Sinistro, torrente. sì. Tu sei abituato a schiacciare molto più pedale Eh acceleratore, adesso sì. devi schiacciare di meno, ma è una questione di abitudine. Boh, prova ad andare un po'. Ragazzi, siamo in race. E prende i giri più velocemente così. Poi mano a mano che la usi te ne accorgi nelle strade che fai tutti i giorni. Lì te ne accorgi, cazzo, di qua mi mancava, adesso sono anche troppo veloce. E ti faccio fare giusto un pezzettino qui, ma io te la lascio così. E tu Federico, così tu per dirla, puoi spegnere, il telefono lo metti qua, tu spegni e riaccendi la macchina, lui rimane sempre in race. Ok. Cioè la figata è quella. Andiamo a destra. E poi ti abitui. Sì, un paio di volte. È impressionante. Clio 1500 DSi, anche le 1300 cilindri, benzina, le abbiamo fatte, ma quante, ma tutte benissimo. Torniamo indietro, facciamo il giro. Ti abitui. Se è troppo così, vede, adesso te lo apro, ma me lo dovrei sbloccare. Andiamo a destra. Ah, Ovviamente devi fare la L al contrario, se si blocca. ok, perfetto. Facciamo così, vede. Te lo metto in sport. Anzi, tu fai così, tu parti con comfort. Adesso siamo in comfort. Poi, mano a mano che prendi il piede, aumenti la sensibilità e la prestazione, ovviamente comfort e sport e race. Questo qua è comfort. Questo è comfort. E già non è malvagio, eh. Sì, secondo me se tu adesso me lo spegni io mi accorgo Porca immediatamente. miseria, Federico, porca miseria. Dice, ma no, no, senti, Jerry, rimettimelo. Tanta gente dice, no, no, Jerry, rimettimelo in race. Dai, basta, basta. Lascialo lì, non toccare più il cellulare, va bene così. Destra. Perfetto. Quindi, Federico, impressione a caldo, com'è? Ti Mi piace. piace? Un po' di brio in più, sai, Esatto, cioè, adesso questo non gli abbiamo fatto una è il mappa, minimo, dai. si può fare anche quello. Ma io mi Siamo fermo. sì, esatto. Siamo capaci anche di fare quello. Quindi, ragazzi, anche se volete fare una mappa da Celeste Map, Pedal Sprint, da Jerry, si può fare anche quello. Quindi un stage 1, stage 2, stage 3, nel senso cambiando dei componenti e ricalibrazione centralina. Quello che volete. Ragazzi, l'8 giugno siamo in inaugurazione, andiamo via dritto. Ve lo dico sempre in tutti i video, quindi fino a quando non arrivo l'8 giugno, poi dopo non lo dico più. 8 giugno inaugurazione, Jerry Pedal Sprint, via Trieste 105 Gorgonzola. Quindi Federico, adesso noi arriviamo davanti al negozio, ti faccio vedere il pedal block, che lo attiviamo, facciamo vedere anche alla gente a casa e noi abbiamo finito. E anche la Clio l'abbiamo sprintata. Ragazzi, una bomba. Una bomba anche la Clio, ragazzi. Cazzo la mappia fare? Ma sì, ci vuole. Ci vuole il tiro in alto. Entriamo qua, esatto. Prenderlo un po' più piano stavolta. Esatto. Perfetto. Lasciamo spazio al signore e siamo a posto. Allora, vedi, mettiti in folle. Telefono. Ah, tira via lo start and stop, Federico. Che se no si spegne. Allora, aspetta. Sì, rimetti la prima. Perfetto, a posto. Si è riaccesa. Tira via anche la freccia, vedi? Ok. Allora, adesso lui apre l'app. PS, esatto. Facciamo vedere in tempo reale. Mettigli un bel 5 stelle. Vai, in via. Grande, grazie. Ok, Ok, vedi adesso, vedi che lui è rimasto in comfort. sì, spingo.
Ok, allora Federico, in alto a sinistra è il pedal block. Questo. Bravissimo. In alto a sinistra il pedal block è l'attivato, Federico. Adesso lui schiaccia il pedale, lo vediamo da qua. E la macchina non accelera. Perfetto. Federico in questo caso spegnerà la macchina, se ne va, esce dall'app, si fa i fatti suoi col cellulare tranquillamente, rientra in macchina, mette in moto, riapre l'app, in questo caso è già aperta, lo sblocca, ritorna in comfort, schiaccia. Sì, no, era già in comfort. Sì. Top. Top. Fede, grazie mille. Grazie a voi. Gentilissimo, grande. E l'8 giugno siamo in inaugurazione. Se sei libero, vuoi farti un giro? Si mangia, si beve. C'è un po' di gente, c'è un po' di youtuber, c'è un bel po' di movimento. Ragazzi, Fantastico. Pedal Sprint Jerry, Jerry Pedal Sprint, via Trieste, 105, Gorgonzola. Fede, grazie mille, alla Grazie a prossima. voi, Grazie, ciao. ciao ciao.